Ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati. Poco fa fuori camera ho realizzato questo make-up. Non l'ho registrato perché in realtà è stato un momento di concentrazione tra me e me per selezionare e anche raccogliere i prodotti che utilizzerò poi ufficialmente domani, perché ho un evento. Quindi in buona sostanza è stata una prova make-up per domani in cui riprodurrò, esattamente più o meno questo make-up, perché domani siamo di matrimonio, si sposano due cari amici, stavolta la sposa non sono io, quindi me la godo da invitata, però è comunque un evento importante e sapete, il giorno stesso degli eventi ci sono sempre imprevisti, devo pensare a Vittoria, dobbiamo spostarci perché la location è a più di un'ora, da qui, è nella mia zona nativa in Franciacorta, ma non è abbastanza vicina a casa dei miei per avere quello come appoggio, quindi abbiamo preso una camera d'albergo, dobbiamo fare il check-in. Prima con altri amici, un'amica che è con noi in albergo mi ha chiesto di truccarla. Ovviamente lei sa benissimo che io non sono makeup artist, però ci tengo insomma a ritagliarmi anche un momento per lei, a farlo con impegno, a farlo con il cuore, così che anche lei che mi ha chiesto una truccatina veloce, però in realtà si possa sentire bella, soddisfatta e non sciolta dopo 2 minuti, che il make-up duri bene fino a sera. Quindi insomma ci sono tutta una serie di cose, di corse sempre da fare e potendo mi piace, anche se conosco i prodotti che utilizzo, il giorno prima mettermi lì un attimino con calma, provarli un po' insieme, nonostante mi trucco da decenni, come probabilmente voi, nascono sempre nuove considerazioni e magari osservazioni, accortezze da mettere in campo poi il giorno dopo, e il giorno dell'evento si esegue. Bisogna avere tutti i prodotti già scelti in fila sotto mano e si esegue appunto fredde. Non c'è spazio per momenti creativi, test su strada, assolutamente no. Vi voglio raccontare questo make-up perché secondo me è nato qualcosa di interessante e soprattutto, appunto, ho delle considerazioni da fare a me stessa, ripetendole insieme a voi mi rimarranno anche più impresse per domani e penso che possa essere interessante anche perché immagino che anche voi abbiate avuto, avrete, è un po' il periodo delle cerimonie. Partiamo subito. Normalmente non uso primer nella quotidianità, ma per una cerimonia, secondo me, un primer è importante perché sicuramente uno degli obiettivi è che il make-up duri a lungo, e soprattutto in questo periodo di cerimonie di solito fa caldo, ma il primer ha anche altre funzioni. Se vogliamo magari levigare un po' la grana della nostra pelle, andremo a scegliere un primer più siliconico. Se vogliamo illuminare, appunto, un primer illuminante. Se vogliamo fare entrambe le cose, li sceglieremo entrambi. Ovviamente vanno fatte delle prove con il fondotinta che andrete ad utilizzare. Non ci deve essere, secondo me, improvvisazione perché anche fare troppi passaggi potrebbe caricare troppo la vostra base, quindi farvi trasudare. Ecco, i primer che io ho scelto sono Angel Aura di Nabla, che è un primer leggermente, leggermente appiccicoso. Qui lo vedete un po' pescato, ma poi non ha colore sulla pelle, e è un primer sicuramente illuminante, non eccessivamente, vi dirò, perché in realtà poi conta molto il fondotinta che mettete sopra. Io, dopo lo vedremo, ho messo un fondotinta che è tridimensionale, radioso, ma anche quello non eccessivamente, e devo dire che un po' la luminosità di questo primer la perdo. Ma attenzione, perché questo primer potete utilizzarlo, l'ho visto fare proprio da Mr. Daniel, anche poi come illuminante sopra il fondotinta in queste zone, va a fare un bell'effetto bagnato che non segna assolutamente, perché non parliamo di qualcosa di metallico, di una polvere, quindi sicuramente adatto a pelli secche e anche mature. In alcune zone, solo quelle con i pori un po' più dilatati, quindi per me quella del mento, quella del naso o quella in cui avete delle rughette, delle linee di espressione, quindi anche qui in centro tra le sopracciglia, ho messo un pochettino di questo che invece è più siliconico, va proprio a creare una base liscia su cui lavorare, che è il The Professional Pore Primer di Benefit, che io ho in mini taglia anche perché utilizzo veramente solo in queste occasioni.
Creata questa base è assolutamente il momento del fondotinta e attenzione, io ho scelto lui tra tutti i fondotinta che ho di ogni prezzo. Io trovo che lui sia veramente speciale ed è il Super Stay Skin Tint, quindi una skin tint per essere precisi, di Maybelline. La possiedo nella colorazione 3, che per me va benissimo, è la più chiara disponibile in Italia. E l'ho picchiettata con la sponge nuova, questa l'ho messa in uso per la prima volta oggi. È vero che è sempre bene utilizzare prodotti che già si conoscono, però se si fa una prova, se ci si sente comunque abbastanza sicuri, io mi sono truccata da sola anche il giorno del mio matrimonio, ripeto, questo non fa di me un'esperta, però fa di me, per quello che io voglio, una sicurezza. Cioè mi sento tranquilla, ecco, so che di questa sponge ne parlano bene tutti, si tratta poi di una sponge e quindi ho deciso di provarla e va benissimo, l'ho usata oggi, ma tanto domani mattina, dato che io la sponge la uso bagnata e strizzata, la laverò al momento, faccio sempre così. E quindi ho dato il mio velo di Super Stay, è un fondotinta sottile, la copertura è media, quindi va ad uniformare, a coprire abbastanza, potete anche stratificarlo, ma vi dirò che in questi giorni caldi, anche se le temperature si sono abbassate e qui si sta anche abbastanza bene, secondo me troppi strati anche su una pelle come la mia che è secca non sono l'ideale. Quindi in realtà ho fatto uno strato abbastanza sottile e anziché aggiungere sono andata nei punti strategici, oltre che ovviamente nella zona perioculare, con il Radiant Creamy Concealer di NARS. Resta abbastanza corposetto, io l'ho posizionato qui dove ho i solchi un po' più duri, poi domani mattina magari faccio dei patch occhi, perché oggi sono molto gonfia, ieri ho mangiato la pizza e io quando mangio i carboidrati in abbondanza la sera mi sveglio sempre con gli occhi infossati e con tutta questa zona soprattutto della palpebra gonfia, quindi in realtà mi vedete effettivamente l'occhio un po' schiacciato, ma ce l'ho così anche da struccata oggi, oggi detox, così domani mi sveglio un po' più sgonfia. E l'ho posizionato lì, come sempre quando il prodotto in questione ce lo permette, perché non tutti i correttori amano essere utilizzati così, alcuni fanno un po' crepa dopo, l'ho lasciato in posa e mentre l'ho lasciato in posa sono andata sulle sopracciglia. Attenzione, perché le sopracciglia sono quel passaggio, quella zona che nella quotidianità sistemo veramente alla velocità della luce, cioè io vado giusto un attimo a riprendere la parte esterna, quella davanti neanche la tocco. Invece secondo me in un look cerimonia, in un look pensato, possono fare davvero la differenza e infatti ho fatto dei passaggi che non faccio nella quotidianità, ma che secondo me sono fondamentali in un giorno come domani, perché vanno proprio a svoltare lo sguardo. E in particolare ho sempre dato la sistemata così generica che mi vedete fare in tutti i video con la Geisha Brow di Astra, sì, però poi sono andata anche con questo gel di Diego Dalla Palma leggermente a pettinare. Non è un effetto laminazione che ve le spara, ve le secca, no, va solo a pettinare e alla fine non sentite quasi niente, però è quel piccolo dettaglio che secondo me nell'insieme va ad aprire lo sguardo senza stravolgerlo, senza che normalmente avete le sopracciglia così, il pelo normale, e invece quel giorno vi ritrovate con il raggio di sole. No, però semplicemente va secondo me a rendere, ecco, più ordinato lo sguardo. E un passaggio fondamentale secondo me per questi look cerimonia o cena, ecco, look più pensati, è andare con una matita o questo matitone, il Cupizzero Avorio di Nabla, pulire. Ho usato add con la D perché stavo per dire illuminare, quindi avevo la vocale davanti, ma più che illuminare, perché questo è un prodotto opaco, proprio a pulire tutta la zona che resta fuori dal sopracciglio. Avete presente quando non avete le sopracciglia fatte, che avete tutti un po' i peletti qua e là, e quando le fate immediatamente vi sembra
ringiovanire, perché vedete questo sguardo più tirato, più pulito. Ovviamente facciamo le sopracciglia se abbiamo un evento, quindi io le sopracciglia le ho fatte, non ho peli in giro, ma a maggior ragione vado ad alimentare, ecco, questa sensazione di sguardo bello pulito, bello fresco, anche ripulendo con un color carne fondamentalmente. Io ho questo, uso questo perché è molto sfumabile, riesco a lavorarlo in questa zona anche con il dito, ma vi dico che per la mia carnagione questo avorio è scuro. Ecco, quindi rischia anche di andare ad ingrigire talvolta, però io lo so, lo conosco e so che posso stare attenta. Quindi è fondamentale, ecco, secondo me andare in questa zona che resta sotto ancora di più ad illuminare, a risaltare. Questo è un passaggio che magari non mi viene in mente perché non lo faccio tutti i giorni e invece poi lo cerco proprio quando ho questi make-up. Banalmente il passaggio delle sopracciglia, che di solito è quello a cui dedico meno tempo in assoluto. Ok, ovviamente finite le sopracciglia vado a sfumare il correttore, sono andata anche qui in alcuni punti in cui ho i brufoletti e una cosa che potete fare, io in realtà l'ho fatta a fine base, ma il giorno del mio matrimonio per esempio l'ho fatto tra ogni passaggio, è quella di andare a fissare ogni singolo passaggio, quindi il fondotinta, il correttore, potete stenderlo e poi sempre con la vostra blender inumidirla e andare a fissare, anche perché sapete che io uso pochissima cipria, quindi mi aiuto molto con i fissanti. In questo caso ho utilizzato ciò che resta, perché chi vede tutti i video saprà già che si è spaccato il setter di Mulac, che è quasi finito e lo ho sostituito con quello di Astra Zen Routine Fixing Spray, che tra l'altro ho già usato, ma non avevo capito che si trattava dello stesso prodotto quando ho ordinato questo, l'ho preso su Sabbioni con il mio stesso codice sconto Michela 10, è lo stesso che avevo utilizzato tempo fa, quello con il profumo d'albicocca o di pesca, per intenderci, ma è in un pack un po' più basso, un po' più schiacciato, che tra l'altro preferisco, mi piace di più esteticamente. Comunque è ottimo, semplicemente quello di Mulac va a fare un effetto un po' più radioso, infatti forse per fissare tutti i passaggi è meglio lui, tra l'altro è anche abbastanza fissante, cioè lo sento un po' di più rispetto a quello di Mulac. Quello di Mulac per me è bello così alla fine, soprattutto, poi sono piccole differenze tra l'uno e l'altro, però è bello soprattutto alla fine per andare, ecco, a creare un effetto radioso e diminuire l'effetto visibile delle polveri se ne avete utilizzate, perché io per esempio ne ho utilizzate poche, però comunque anche se avete utilizzato solo crema aiuta proprio a fondere tutto e a dare questo aspetto radioso. Ok, a questo punto che cosa ho fatto? In realtà ho voluto lasciare la base così bianca e piatta e passare agli occhi. Di solito io invece completo la base, o meglio lascio fuori il blush, che il blush mi piace vederlo poi alla fine con gli occhi fatti e calibrarlo in base a tutto, anche sceglierlo a volte appunto in base ai colori degli occhi. Però di solito la parte del contouring, dell'illuminante, del bronzer la faccio prima. Stavolta ho voluto fare prima gli occhi, ma mentre li facevo non mi regolavo tanto con lo scuro e il chiaro, quindi ho deciso che domani farò come ho sempre fatto e quindi farò prima il contour e ho scelto questo di Focalure, il face contour nella colorazione tortilla. Perché lui e perché non quello di Fenty, che tra l'altro avevo preso, stavo iniziando con quello di Fenty, poi ho detto no, mi sento più sicura con lui perché è un bel colore neutro freddo, ma è molto chiaro, quindi in realtà è molto gestibile anche sulla mia pelle, non si vede subito, è molto modulabile e soprattutto è un prodotto molto fermo. Quello di Fenty resta un po' più fluidino e invece mi sento più sicura con lui perché riesco, ecco, a lavorarlo nella zona senza farlo andare troppo in giro, senza fare sfumature troppo ampie, quindi mi sento più tranquilla con lui. È chiaro che poi andrò ad utilizzare un bronzer, ho preso questo che anche qui vado sul sicuro, Physician Formula, il Murmuro Butter Bronzer nella colorazione bronzer, perché comunque poi l'incarnato va anche un attimo scaldato.
sfondato e quindi fisso anche con una polvere il contour. Vi dico già, anche se non è l'ordine cronologico dei passaggi, cosa ho utilizzato sulle guance. Sono andata a riconfermare una combo che è stata anche quella del mio matrimonio, quindi è passato più di un anno, ma dovendo scegliere io mi ritrovo ancora una volta a scegliere loro, anche perché ho un abito di un fucsia scuro, quasi violaceo, abbastanza profondo come fucsia, e quindi si sposa nuovamente alla perfezione. Blush in crema di Rare Beauty, colorazione Happy, bellissimo, lunga tenuta. E poi ho picchiettato, ma proprio impercettibilmente, questo di Kiko della Sicilia Notes, purtroppo non si trova più, è un blush cotto, per dare un pochettino di luce, perché questo non è opaco ma non è neanche luminoso, e la combo mi piace da morire, quindi riconfermo questa combo che è un po' il mio porto sicuro per le guance. Come illuminante invece ho dovuto fare delle prove, perché al matrimonio avevo utilizzato l'Hollywood Flawless Filter di Charlotte Tilbury, questa è la mini taglia, lo ho nella colorazione 3, ma per il mio matrimonio avevo fatto delle lampade per non fare la sposa cadavere, ovviamente era l'unico evento per cui mi potessi piegare a fare dei lettini solari. Altrimenti non prendo proprio manco il sole, e adesso quindi temevo che fosse un po' scuro. In realtà sì, ha questa base pescata, però poi ecco, non è un prodotto con la base colore così forte, quindi messo sulla mano, preso con la blender, sono andata a metterlo appena appena qua e devo dire che va benissimo, cioè con la parte dove c'è un po' di bronzer, un po' di blush. Si fonde perfettamente, io non vedo stacchi di colore, quindi va benissimo. Però vi devo dire anche che, appunto, ricordatevi, potete utilizzare anche lui, e anche lui va da Dio, tra l'altro va ulteriormente a fissare. Mi porto anche Ozone degli Skin Glazing di Nabla, perché dove sono andata a mettere il Cupizzerro qui in arcata sopraccigliare, vado ad illuminare anche un pochino con qualcosa di un po' più metallico, un po' più luminoso del classico ombrettino champagne, e poi mi serve nel punto luce, nell'arco di Cupido, leggermente qui sulla punta del naso, quindi comunque un bronzer in polvere lo uso, ma non sul viso, perché a me qui vanno subito a segnare. Quindi vedete che abbiamo il doppio blush, il doppio illuminante, si gioca, ogni prodotto aiuta l'altro, ma questo non vuol dire caricarsi di mille robe sulla faccia, cioè piccoli tocchi di tutto, se conoscete bene i vostri prodotti riuscirete appunto a farli lavorare in sinergia al meglio. Il momento della cipria, che per me è un momento davvero molto marginale, io mi porto lei, tra l'altro inizialmente ho provato con l'ultima di Kiko, quella 2 in 1, sia primer che polvere, col pack rosa, non mi viene come si chiama quella collezione, è uscita da poco, ve l'ho recensita, ma no, no, secondo me la migliore è ancora lei, cioè è un'ottima cipria, la sto usando, ma il giorno dell'evento si tirano fuori i cavalli di battaglia, e ancora una volta lei. Tra l'altro l'ho picchiettata con la tocchierina, anche questa devo lavarla al volo, ma ne ho un'altra comunque per domani. L'ho picchiettata solo nelle zone che non voglio vedere luminose, tanto per iniziare, perché se utilizzate un primer illuminante sopra e spruzzate dei fixing spray illuminanti, scusate, sotto, dei fixing spray illuminanti sopra, avete una luminosità molto diffusa, ma ci sono dei punti che io non voglio vedere luminosi, e uno di questi è il mento, che tanto più o meno mi si lucida un po' da solo, la zona qui del naso e anche qui in mezzo. Mi piace averla, ecco, sotto controllo, proprio per una questione ottica più che per una questione di pelle. E trovo che picchiettata così non solo opacizzi appena appena, perché comunque è una cipria, l'abbiamo vista mille volte, vedete, leggermente radiosa, ma utilizzata così in modo compatto va ad asciugare alcune zone, quindi ristabilisce le zone opache, le zone luminose che restano, ma secondo me è anche riempitiva.
E la differenza con la cipria che stavo usando prima, e mentre la usavo ho detto no, io tiro fuori ancora lei, e sì, appena ho utilizzato lei ho detto vedo che va proprio a levigare messa in questo modo, altrimenti quando la utilizzo così per andare a cena, se la utilizzo, la utilizzo con un pennello su tutto il viso e via, ecco, va benissimo anche così. Per quanto riguarda gli occhi, ho messo il primer di Mulac, un'accortezza, ne va messo veramente poco. Secondo me va messo su tutta la palpebra e anche in arcata sopraccigliare, perché se avete le ciglia molto lunghe, se mettete il primer sotto, non rischiate che vadano a macchiarvi questa parte, se no io mi trovo sempre con tutti i puntini. Quindi sì, diffuso, ma poco. Poco perché non tutti gli ombretti opachi mi lavorano bene su questo primer. O avete l'accortezza di fissare il primer con un ombretto opaco, panna, e quindi poi quando andate con i colori, che siano anche marroncini a transizione, innocui, però avete già qualcosa tra il primer e il colore, insomma, diventa 500.000 passaggi, oppure mettetene poco, perché altrimenti a me va sempre un attimo a dar fastidio con gli opachi, con alcuni opachi, anche con gli opachi che ho utilizzato oggi, che adesso vediamo. Allora, schema degli occhi è sempre quello, ragazzi. Io parto con un Cupizzerro, che è quello Borgogna, il 7, e vado in infraccigliare. Poi con un pennellino, e questo è nuovo, motivo per cui ho fatto anche le prove oggi, perché mi è sembrato molto bello, però utilizziamolo prima di farlo direttamente il giorno dell'evento, ed è l'E08 di Mesauda. È bello perché è piattissimo, piattissimo. Ultimamente ho preso anche quello di Wycon da eyeliner, non è così piatto, cioè restano leggermente più aperti e non ti permettono di essere super precisa. Questo è piattissimo, quindi ho tirato il Cupizzerro un po' in fuori. E poi con questo che invece è di Wycon ed è l'E03, ultimamente mi è presa quella dei pennelli da precisione per gli occhi, vedete com'è stretto, va, sono andata a fissarlo, a tamponarlo, ma anche a sfumarlo leggermente verso l'alto con lui. Ora vado un po' di corsa, quindi andiamo velocemente. Ma queste sono due Liberty X System, si chiamano di Nabla. Insomma, le avete viste sicuramente in tutte le salse. Gentile regalo delle generosissime amiche Eli, Elisabetta R. e Simon Loves Makeup. E quindi sono andata a tamponarlo con questo Borgogna che è Burning Cherries, mi pare, bellissimo, sono i miei colori. E, ripeto, ne parliamo con calma perché queste due palette, anche per il regalo, ovviamente, per il gesto, hanno bisogno assolutamente di un video dedicato. Non voglio andare di corsa su questi prodotti, però l'ho tamponato leggermente, appunto così. Poi sono andata con questo che è Star Anise, mi pare, ovviamente in transizione. È un look in realtà molto semplice. E su tutta la palpebra invece ho messo questo che mi pare che sia Myrrh, se non erro, è uno dei Celestial, ed eccolo lì. Quindi più o meno lo schema è sempre quello sull'occhio. Dopodiché, dopo aver creato appunto questo eyeliner molto diffuso con matitone e ombretto, io vado con l'eyeliner, che è sempre lui, anche se non si comporta più benissimo, giustamente ha più di un anno, che è il Climax o Climax, che dir si voglia in latino, in inglese, di NARS. Che mi permette di andare anche qua nella punta in modo preciso, cioè voi non vedete una linea, ok? Un rigone, però cioè, ci sono dei micro millimetri, mini di puntini, insomma, che creano comunque un po' di definizione anche verso l'interno. Per quanto riguarda il mascara, qui mi sono lanciata in una prova, ma appunto è una prova, quindi in caso domani potevo tornare a testa bassa sul Telescopic Lift di L'Oreal, che sto usando con molta soddisfazione. Ormai ho elaborato tutta una mia tecnica per utilizzare questo scovolino, che è molto particolare, e vorrei dedicare un video perché dagli de punta, dagli de tacco, c'è tutto un modo secondo me per farlo performare al meglio, ma sta quasi finendo, quindi per domani ho
Ho paura di ritrovarmi con un effetto un po' scarso. Ho, come avete capito, fatto un ordine sul sito di Mesauda e ho preso il chiacchieratissimo, apprezzatissimo Big Antique Lashes. Già, dallo scovolino ho capito che lo avrei amato perché io amo questi nell'elastomero. E infatti dal primo utilizzo mi è piaciuto tantissimo, al punto da utilizzarlo anche domani. Sono colpi di fulmine che capitano raramente perché che il mascara mi piaccia dal primo giorno è quasi impossibile. Succede solo con quello di Essence I Love Extreme che amo. Però va bene, lo aiuto con un po' di Telescopic Lash Lift come topper che va ad amplificare l'effetto, però l'effetto che è venuto, mi piace molto. Tra l'altro ho utilizzato sotto un po' il piegaciglia di Mulac che è tutto storto perché l'ho portato con me in vacanza a Fuerteventura. Sapete che sono stata ricoverata, quindi il trucco mi è servito ben poco, però il viaggio purtroppo lo ha danneggiato perché me lo sono ritrovata probabilmente sbattendo le valigie, il beauty ha preso un colpo, me lo sono ritrovato tutto svergolo, o meglio, così è già sistemato perché era veramente tutto rotto, peccato. Ok, questo è quanto, perché poi sulle labbra, anche qui, solito schema, matita, però adesso vi sgancio una bombetta, una chicca, matita di Nabla, che, dov'è? In realtà ho utilizzato la Lip Shaper 01 di Nabla, che al momento non trovo e devo trovare, però potete utilizzare anche il Cupizzerro Nude. Sulle labbra è bellissimo come contorno. Poi io ora ho utilizzato un rossetto di Givenchy perché quello che utilizzerò domani lo ho già in borsa perché poi me lo porto durante l'evento ed è il rossetto che ho utilizzato anche il giorno del mio matrimonio, quello di Kiko, il double, quello che da una parte ha la tinta e dall'altra ha il gloss infinito. Dura tutto il giorno, anche se mangiate, è bellissimo perché avete sia il colore ma delicato, non forte, netto, troppo impattante, e sopra avete il gloss che rende tutto un po' più giovanile, più morbido, più polposo, tridimensionale. La chicca che volevo darvi, che però purtroppo cioè, non trovo la matita, è che io lascio sempre questa parte dell'occhio nuda, ma troppo nuda fa anche un po' un effetto finto. Allora che cosa faccio? Con la matita, già 2 o 3 volte che lo faccio, la matita delle labbra, vado proprio qui nella rima inferiore. Non è completamente nudo perché vi fa un effetto leggermente, leggermente di ombreggiatura, però è un'ombreggiatura che rende l'occhio più naturale e è comunque la stessa ombreggiatura che date anche alle labbra. Quindi certo, se usate il rosso come contorno delle labbra non potete metterlo negli occhi, però in questo caso a me piace un sacco e oltretutto la Lip Shaper è molto duratura come matita anche nell'occhio. Quindi io vado leggermente a sporcare qua in infraccigliare dentro proprio nella righina. E secondo me è un effetto più naturale, più armonico con il resto del viso, richiama le labbra, che il classico bianco o avorio o burro. Cioè, o trovate il vostro burro oppure va a ingrigire, a imbiancare troppo. Invece, secondo me, questo è un trucchetto meraviglioso. Provate e fatemi sapere. Scappo, recupero la matita, sia mai che poi domani non ho la matita delle labbra da mettere anche negli occhi. Vi mando un bacio, spero che questo video vi sia stato utile per le vostre cerimonie o per i vostri eventi in cui dobbiamo essere splendide e splendenti. Un bacio grande, ci sentiamo come sempre nei commenti. Mua!